amiche, ci siamo tornati con un nuovo video tutorial per il vostro allenamento, più che un tutorial, un vero e proprio allenamento. Allora, abbiamo lavorato sulla nostra sezione brucia grassi aerobico, poi siamo passate con il nostro elastico a lavorare sulla tonificazione, proprio per aumentare la nostra massa magra, che è importantissima non solo dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista pratico, perché il nostro metabolismo risiede nei muscoli, ok? Così più muscoli ho, più avrò un metabolismo, che vuol dire che brucio più calorie anche da seduta, ok? Proprio quando sto leggendo un libro. Adesso passiamo su un altro attrezzo ginnico che io trovo geniale, ok? La nostra grande palla fitness, ok? Una palla gonfiabile che ci permette di avere un'instabilità durante il nostro allenamento, che ci permette a correggere la postura, attivare più fibre muscolari, perché abbiamo quelle che si chiamano i stabilizzatori. I stabilizzatori sono quelli piccoli microassestamenti che ci aiutano a rimanere in piedi, ma anche sedute con la corretta postura, e più che andiamo a coinvolgere non soltanto i grandi gruppi, no? La schiena, i dorsali, i glutei, i bicipiti, il quadricipiti, ma andiamo a lavorare proprio sugli stabilizzatori, sulla schiena e sulle articolazioni, cominciamo a completare il lavoro. Il lavoro per essere più, come posso dire, completi come allenamento, per completare l'allenamento, ma più che altro per rinforzare le articolazioni, che sono importanti da tenere molto molto attivi man mano che invecchiamo, perché sono quelli che ci aiutano anche a stare più in forma. Allora, la vostra palla deve essere abbastanza gonfio per permetterti a fare un lavoro che ti sostiene ma ti fa anche lavorare. Bloccare con le vostre polpacci, ok, perché io ho proprio l'ho bloccato la mia palla, ok? Cominciamo a fare squat, scendo e salgo. È uno squat assistito, è uno squat che comunque putta a casa, sono stanca, mi affloscio, comunque lui mi trattiene e mi permette di lavorare le cosce. Spingo sui talloni, il busto rimane leggermente in avanti, ok? Le punte delle nostre ginocchia sono sempre rivolte verso il dito medio del nostro piede, ok? Tira, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, 7, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, e ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, giriamo, ok? Andiamo a fare proprio, lavorando sulla gamba destra in avanti, il ginocchio sta sopra il piede, su e giù, ok? E come si chiamano, fondo con una singola gamba, ok? La palla ci permette di avere sempre questo sostegno, così ci permette di avere una protezione piuttosto se siamo stanchi, e ci aiuta ad avere anche una piccola spinta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo gamba. Ok? Qui stiamo lavorando veramente su un bel lavoro total body, scendo giù, ricordo che il ginocchio deve essere proprio sopra il tallone, ok? E salgo e scendo, 1, spingo sul tallone, 3, 4, comunque mantieni anche il vostro addome attivo, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Senti come ti fa attivare moltissimi muscoli la nostra palla? Adesso divarichiamo come se stessimo facendo proprio un gran pilier in danza. Le ginocchia sono divaricate, salgo e scendo proprio l'interno coscia, che così stiamo proprio facendo un lavoro veramente tonificante, ok? Lo noterete che è quasi più faticoso, non quasi, sicuramente più faticoso che lavorare sul trampolino, ok? Perché qui quando noi andiamo a fare lavoro proprio di sostenere il nostro peso corporeo intero senza l'aiuto del rimbalzo del trampolino, senza l'aiuto elastico del trampolino, comincerei a dire, oh, non pensavo di pesare così tanto, però è importante anche questo, tutto serve, ok? Tutto serve ancora. 4 e 3 e 2 e relax. C'è anche un'altra cosa da dire, non dimenticate mai che il tuo fisico ti sgama, ok? Il tuo fisico, quando tu ti stai allenando, se faccio sempre la stessa identica cosa, prima o poi mio fisico dice, sai che ti dico, abbasso i consumi, perché tu sai, ho capito che vuoi fare questo lavoro,
Allora, di bassi costumi, insomma, se voi siete sciatori, se siete mai andati al primo weekend a fare sci, primo weekend torni con tanti di quei dolori, ma settimana dopo settimana nella stagione scemono i dolori perché il tuo fisico si abitua a quel schema motorio e di conseguenza ogni volta che vai a fare sci lui ti dà una mano perché ti ha facilitato lo schema motorio. Adesso mettiamo i piedi proprio sulla nostra palla, la palla instabile, e cominciamo a sollevare i fianchi e sentirete tantissimo lavoro proprio sui glutei. Ancora, 8, 7, 6, 5, spingi con i piedi verso basso, mamma mia quanto sole c'è qua oggi, tanto tanto sole, mi copro un attimo la faccia, ancora, 4, 3, 2, datemi un altro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, ok? Questo l'adoro tantissimo, questo esercizio per i glutei, per la parte posteriore della coscia, ok? Adesso scendiamo giù, solleviamo, andiamo, allungo e chiudo indietro, allungo e tiro indietro, 8, ancora, 7, ancora, 6, 5, 4, 3, ancora, 2, e uno, relax di nuovo, prendete la palla tra lo stinco, ok, le due stinchi, prendiamo, chiudiamo tanto tanto bene le gambe, lo sentirete molto sulla vostra interna coscia, ok, spingo, ok, e premo, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Di nuovo mettete i piedi sopra, scendi giù così hai maggior stabilità, sollevi i fianchi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui su, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, spingiamo ancora un altro 8, spingi su, spingi contro la palla, 4, 3, 2, ok, su, stendo e torno indietro, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, 8, dammi un altro 8, stendo, schiaccio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax, venite su, recupero, mettete la palla tra, lo stinco, spingo, spingo in centro, spingo in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ultimo 8, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ottimo ragazzi, abbiamo fatto un altro allenamento insieme con la nostra palla fitness, eccellente per allenare più fibre muscolari perché ci aiuta a lavorare in instabilità, ok? Vedrete quanti diversi attrezzi ginnici lo useremo insieme per trovare questo nuovo stile di vita insieme, godendo il movimento, scoprendo quanto siamo capaci di fare e magari anche amandolo, ok? Ti aspetto al prossimo allenamento insieme. Ricorda che sei già perfetta, questo percorso per amarti ogni giorno un pizzico di più, ok? Ti saluto, tanti cuori dalla Jill.